Nuovo ennesimo appuntamento con Feralpi Salon News, il nostro rotocalco dedicato ai leoni del Garda, con particolare attenzione non solo alla prima squadra ma al settore giovanile. E in quest'ottica possiamo salutare il nostro ospite di quest'oggi, che è uno degli allenatori a disposizione di Piovani. Possiamo dire che è responsabile del settore giovanile, ma più che allenatore credo che l'etichetta istruttore sia quella che il nostro amico Ezio Pontoglio preferisce. Va bene istruttore più che allenatore? Giustissimo, giustissimo. Perché con lei ha a che fare con ragazzini di che età? Dai 10 ai 9 anni. Quindi sono bambini ancora piccoli che vanno alla scuola elementare, che hanno bisogno, io credo, di divertirsi e di giocare soprattutto. L'aspetto ludico in questo caso prevale, io credo, sull'aspetto tecnico-tattico, è così? Senz'altro. Soprattutto anche a livello coordinativo c'è molto da lavorare, insomma, ecco, cioè, c'è l'aspetto legato alla coordinazione dei movimento, esatto, che è comunque una cosa importante, sì, più importante della tattica e degli esattamente, schemi esattamente. E poi in questo caso l'importante è che si divertano i bambini, dico bene? Sì, benissimo. E allora, vediamo però, facciamo un passo indietro perché dobbiamo fare i complimenti alla Feralpi Salò, alla prima squadra della Feralpi Salò, perché ancora una volta è riuscita a cogliere un risultato positivo, ancora una volta è uscita dal campo tra gli applausi e soprattutto con i tre punti, in una sfida non facile, quella che chiamava la squadra di Beppe Scienza all'incontro con il Monza. Allora, una vittoria di misura ma meritata, con Ranellucci ancora una volta nelle vesti di inconsueto bomber, lui che di fatto è comunque un difensore ma che si sta dimostrando soprattutto sui calci piazzati e non solo, un giocatore fondamentale. Dunque vittoria importante, ma vediamo insieme quelli che sono stati tutti i risultati di questa giornata del campionato, la 14ª. E allora vediamo con l'aiuto della grafica che cosa è accaduto. Innanzitutto l'Arezzo che batte il Real Vicenza per 2-0, fa specie la sconfitta pesantissima della Cremonese. Cremonese che ha cambiato allenatore, non c'è più Montorfano, che è stato bandiera della Cremonese da giocatore e che aveva preso in mano la squadra all'inizio della stagione. Al suo posto è stato chiamato una vecchia conoscenza dei tifosi bresciani, perché sulla panchina della Cremonese c'è Marco Giampaolo, che iniziò lo scorso anno, nella scorsa stagione, ad allenare il Brescia, con tutta una serie di polemiche che qui è inutile ricordare. Non comincia certo bene la sua avventura sulla panchina grigiorossa, perde secco 4-1 con il Pavia di un'altra vecchia conoscenza dei tifosi bresciani, cioè Riccardo Maspero, tra l'altro un ex per quel che riguarda la Cremonese. Poi tra gli altri risultati c'è da sottolineare ancora una volta, io credo di poter dire, è l'incertezza a regnare sovrana. Vediamo la classifica sempre con l'aiuto della nostra regia, per adesso è Pavia in attesa che si completi il turno. Diciamo che la classifica per quel che riguarda la Feralpi Salò è straordinaria, perché con 23 punti in questo momento la Feralpi Salò è a sole 4 lunghezze dalla capolista Pavia. Un risultato direi eccezionale, credo che anche Ezio sia d'accordo, davvero un inizio di stagione strepitoso per la Feralpi, no? Sì, visto anche che era una squadra non tra le favorite, e quindi trovarsi lì adesso può anche... Certo, può essere importante. Infatti. Senta, ma quanto peso ha l'andamento della prima squadra sui ragazzini che lei ha il compito di allenare? Quanto peso ha il successo che ottiene la Feralpi Salò nel campionato di Lega Pro su bambini che hanno, come dicevamo, un'età scolastica? Siamo, Ezio Pontoglio, a che fare, come dicevamo, con ragazzini che frequentano le scuole elementari, cioè chiedono del risultato della prima squadra, si sentono in qualche modo partecipi, coinvolti nel mondo Feralpi Salò? Addirittura chiedono di andare a fare i raccattapalle durante le partite, ho sentito, fanno la gara per poter andare a fare i raccattapalle alla partita. Quindi hanno questo senso di, appartenenza nei confronti, infatti, di quella che è la casa madre, perché magari quando sono così piccoli i bambini
sono suscettibili anche di influenze forti, no? Magari pensano più al Milan, all'Inter, questo è normale. No, è anche così, però sto vedendo un interessamento particolare per la prima squadra. Anche per la prima squadra. Sì, del resto, se la prima squadra va bene, evidentemente può essere traino per tutto il movimento, è più facile anche, io credo, lavorare per voi all'interno del settore giovanile, no? Sì, vedendo i risultati appunto della prima squadra dà più motivazione, stimola di più certo. I ragazzi sicuramente. Allora, vediamo che cosa è accaduto però sul campo nel servizio che ha preparato per noi la nostra redazione, cioè vediamo com'è andata Feralpi Salò Monza, chiusasi come abbiamo già ricordato con la vittoria per 1-0 grazie all'ennesimo gol di Alessandro Ranellucci. Vediamo. Feralpi Salò vola in paradiso e tocca il cielo con un dito. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Beppe Scienza dopo i successi con Sutiro alle Renate, ecco il tris servito all'ora di pranzo contro il Monza. Ancora una volta il man of the match è il difensore bomber Alessandro Ranellucci, il colpo da maestro del mercato estivo di Eugenio Olli al suo quarto centro in campionato. Il sesto sigillo in stagione tra le mura amiche dello stadio Lino Turina arriva nella ripresa quando sul cronometro corre il secondo minuto di gioco. Un marchio di fabbrica, uno schema ormai collaudato. Punizione al bacio di Alex Pinardi e stacco vincente dell'ex capitano della Pro Vercelli Alessandro Ranellucci. La sfida racconta di una gara ben giocata da ambo le parti, seppur con poche occasioni vere da gol. Nel primo tempo la porta difesa da Branduani non corre pericolo alcuno. Nella ripresa il numero uno verde-blu deve impegnarsi su punizione di Franchini e su colpo di Massoni. Dall'altra parte del campo, a difesa della porta e dei pali, c'è l'ex Brescia Sergio Viotti. Anche per lui il primo tempo è stato da spettatore non pagante, ma nella ripresa l'ex rondinella ha dovuto inchinarsi al colpo vincente di Ranellucci. Un gol da tre punti, una capocciata da trampolino per il paradiso. E dunque abbiamo rivisto questo gol preziosissimo, importantissimo, un gol che lancia la Feralpi Salò su posizione di classifica, io credo di poter dire insperata, all'inizio della stagione. Archiviato dunque il campionato di Lega Pro, ricordando quello che sarà il prossimo impegno con la Feralpi, chiamata domenica ad affrontare la Pro Patria, quindi sulla carta io credo ci sia la possibilità di allungare ulteriormente questa striscia positiva. Occupiamoci di settore giovanile, lo facciamo insieme ad Ezio Pontoglio che guida i Pulcini a 7. Mi pare di ricordare che in questi campionati il risultato sostanzialmente non conta, non esiste classifica, anche se poi ovviamente i bambini la classifica la guardano, anche se poi un po' tutti chiedono. Ci sta, no? Sì, chiedono. Sì. Però diciamo che la federazione come intendimento, come messaggio è quello dell'importante partecipare. Trattiene praticamente le distinte con i vari risultati dei tre tempi che facciamo e fanno una classifica, però la tengono in federazione. Ok, tre tempi, questo per dar modo a tutti di giocare, sì, così? Il tempo ciascuno obbligatorio, devono fare almeno un tempo. Quanti bambini vanno a referto di solito? Ma almeno due squadre, noi giocando a 7, due squadre minimo le abbiamo sempre. Ma è più difficile insegnargli calcio o tenerli a bada? Perché allora, quando si ha a che fare con bambini di questa età mi rendo anche conto che insomma allora, anche bisogna essere un po' maestro, un po' istruttore, un po' allenatore, un po' papà, un po' fratello maggiore. Bravi, sì, è vero. Innanzitutto, ecco, oltre che al resto, la prima cosa è anche insegnare il metodo di comportamento ai ragazzi, di come ci si comporta in una squadra di calcio, in un gruppo, altrimenti ognuno fa allora quel che crede. Sono da tenere un po' a bada anche in questo senso. Quindi, sono vivaci ovviamente. Sì, è normale che sono, quando arrivano nei spogliatoi, non si vedono magari da qualche giorno, si fa un po' di baccano. Quante sedute d'allenamento hanno nel corso della settimana? Noi abbiamo due sedute d'allenamento alla settimana. Quindi insomma anche loro poi devono cercare di far coincidere quelli che sono i propri appuntamenti, sì, scolastici, familiari con l'allenamento, è pur sempre un impegno, no? Sì, noi facciamo appunto il possibile per fargli capire che comunque è un impegno che devono rispettare e fino adesso direi che invece hanno rispettato il
il meglio possibile questo impegno. Allora, facciamo una pausa e poi intanto stiamo vedendo delle immagini, abbiamo intravisto delle immagini che si riferiscono alla squadra Berretti. Allora, facciamo una cosa, facciamo una breve pausa, poi torniamo a parlare di settore giovanile, di Pulcini, ma anche delle altre squadre che compongono il settore giovanile. Prima della pausa, però, così come facciamo in tutte le nostre trasmissioni, permettetemi di ricordare l'iniziativa Una Maglia per la Vita, questa maratona della solidarietà che tornerà domenica prossima, 30 novembre, in diretta dal centro commerciale Leone di Lonato e da Piazza Loggia. Gli estremi di questa kermesse credo siano ormai noti a tutti, siamo al quarto anno consecutivo, abbiamo raccolto una serie di maglie e ci saranno naturalmente anche le maglie della Feralpi Salò, maglie che poi verranno messe all'asta nel corso di una lunga maratona che si aprirà alle ore 12 per concludersi a mezzanotte in due location, come dicevo prima. La prima location è presso il porticato di Palazzo Loggia, sotto il porticato di Palazzo Loggia, quindi in Piazza Loggia, nel centro, direi, nel cuore pulsante della città. L'altro invece è l'altra location, è all'interno del centro commerciale Leone di Lonato. 12 ore di solidarietà, di musica, di spettacolo, 12 ore all'insegna di tutti quelli che sono i principali personaggi del mondo politico, sportivo, amministrativo, culturale e dello spettacolo della nostra città e della nostra provincia. Non perdetevi questo appuntamento. All'interno di Una Maglia per la Vita ci sarà la possibilità anche di acquistare, facendo in questo modo beneficenza, le maglie della Feralpi Salò. Adesso però diamo la linea per qualche istante alla regia, tra poco. Di nuovo in studio, dunque seconda parte di Feralpi Salò News insieme a Ezio Pontoglio, uno degli istruttori dei Pulcini a 7 della Feralpi Salò. Allora, possiamo vedere qualche immagine dell'incontro che ha visto protagonista la squadra della Berretti, che ha chiuso sul risultato di parità 0-0 la sfida con il Novara. Grazie a questo pareggio la formazione della Feralpi Salò si mantiene al comando della classifica, anche perché era una gara delicata e importante, perché il Novara è la formazione che in questo momento segue ad un punto proprio la Feralpi Salò. Dunque risultato di 0-0 tra Feralpi Salò e Novara. Ancora qualche altro risultato del settore giovanile negli allievi regionali. Nel girone Lega Pro, girone B, la Feralpi Salò ha battuto seccamente 3-0 il Parma, dunque momento difficile per il Parma non soltanto a livello di prima squadra ma anche a livello giovanile. In classifica Feralpi Salò che va benissimo dopo 11 partite, infatti la squadra è al secondo posto con 24 punti, ha soltanto 5 lunghezze dalla capolista che è la Reggiana, che sta viaggiando peraltro su ritmi impressionanti. Poi ancora, tra le altre, ricordiamo la sconfitta interna per la Feralpi Salò contro il Como per 3-2 nel campionato giovanissimi regionali nazionali girone B. In questo campionato la Feralpi Salò è a metà classifica con 11 punti e non va benissimo a livello di classifica per la Feralpi Salò giovanissimi regionali professionisti fascia B. Qui infatti c'è stata una debacle contro l'Atalanta, peraltro bisogna dire che quello dell'Atalanta è considerato uno dei settori giovanili più importanti d'Italia, non soltanto della Lombardia, quindi da questo punto di vista ci può anche stare di incappare in una giornata negativa. In classifica la Feralpi Salò è nelle zone basse, però insomma le classifiche contano fino a un certo punto, no Ezio? Lo dicevamo anche prima, vale per i Pulcini, ma vale anche per chi è un po' più grandicello come le squadre, i ragazzi che compongono le squadre che abbiamo citato, no? Sicuramente, anche perché facendo confronto da quando siamo partiti come professionisti dal 2009, abbiamo già fatto dei passi da gigante, secondo me. Esatto, non dobbiamo dimenticarci anche questo, ha ragione Ezio. Quando parliamo di Feralpi Salò e di settore giovanile, dobbiamo pensare che la Feralpi Salò è una società giovane, quindi ha bisogno anche di consolidare il proprio status quo, ha bisogno di farsi in qualche modo anche di accreditarsi, ha bisogno di fare esperienza, no? Da questo punto di vista è evidente. E si è appunto in questi 4-5 anni fatto veramente tantissimo. Passi da gigante. Molto, molto. Non va dimenticato che noi oggi abbiamo il piacere di ospitare Ezio, ma che Ezio fa parte di uno staff, dico bene? Sì.
non è da solo ad infatti, occuparsi di questi ragazzi. Appunto, per tenerli a bada e poi per lavorare con questi bambini abbiamo, c'è uno staff apposta per praticamente il primo allenamento settimanale, il secondo, scusi, allenamento settimanale, c'è chi lavora apposta per la coordinazione e quindi c'è appunto un preparatore apposito per questo tipo di attività che viene a dare. Che è fondamentale per questi per i bambini sono così giovani. E poi assieme ad un altro collaboratore e anche il preparatore dei portieri. Vogliamo ricordare i loro nomi, giusto perché... Allora, c'è Michele Rizza come collaboratore, Andrea Bazzani come preparatore dei portieri e quello che fa l'attività coordinativa è Gigi Ruggeri. Intanto possiamo continuare a vedere qualche immagine della Berretti. Allora, dicevamo prima che fate, voi coi pulcini fate due allenamenti alla settimana. Come si svolge una seduta tipo di allenamento? Allora, la seduta tipo è quella di inizio praticamente di attivazione come riscaldamento tecnico su palleggi o appunto sempre come attività coordinativa con dei gesti tecnici abbinati alla coordinazione con vari gesti di sensibilità con la palla, dei percorsini, dei percorsi e chi non lavora fa altri tipi di lavori, vari tipi di skip, da fermo, sul posto oppure in movimento. La seconda parte è quella, una parte diciamo tecnico-tattica ma più tecnica, su situazioni soprattutto, su situazioni di gioco e poi la partita finale. In questi, quando si ha a che fare con bambini così piccoli, le problematiche sono di vario genere. Come stabilite, per esempio, qual è il ruolo nel quale il bambino è meglio giochi? C'è una partecipazione anche da parte del bambino oppure decidono gli istruttori in base a quelle che sono le sue caratteristiche, per cui, che so, ad un ragazzino viene in qualche modo tra virgolette imposto di giocare a centrocampo piuttosto che in attacco? Ma di solito all'inizio gli si chiede appunto che ruolo, qual è il ruolo che lui preferisce che uno rivestire, vorrebbe fare, certo. Quindi si prova e poi vediamo come va. Se il bambino, secondo l'esperienza che ho, può andare secondo le caratteristiche su quel ruolo lì, va anche bene. Altrimenti loro stessi mi chiedono, ed è anche giusto che provino altri tipi di ruolo. Se mi vengono a chiedere, io non faccio anche questo tipo di, certo. Per cui di prova. Diciamo che solitamente, per esempio, per un ruolo delicato come il portiere, il bambino che si propone, sì, per fare il portiere, è così? Esatto. Assolutamente c'è stato un nostro caso che questo bambino era venuto per fare un ruolo non da portiere, però a un certo punto ha deciso di fare il portiere. Ha deciso lui? Deciso lui, sì. Perché poi i bambini sono anche facilmente influenzabili, quindi magari restano colpiti, che so, da Buffon piuttosto che da qualcun altro, dalle cose che sentono in famiglia o alla televisione, e magari decidono completamente di cambiare ruolo. Così, sì, è anche così. Infatti è stata una sorpresa perché era venuto proprio come bambino che aveva un ruolo non da portiere. Diverso, certo. Diverso. Senta, ma come nasce Ezio Pontoglio, istruttore di bambini e tecnico di una scuola calcio? No, io è dal 2003 che faccio parte della Feralpi Salò. Ho fatto quasi tutti gli anni, diciamo, ho cominciato col 92 con esordienti, provinciali, facevamo allora, e poi ho fatto anche un'esperienza di giovanissimi nazionali. Appena la Feralpi Salò è diventata scuola professionistica. Quindi ho fatto questi tipi di esperienze molto importanti e poi da quest'anno sto facendo questa esperienza a livello proprio da Lega, cioè da Pulcini e Scuola Calcio, che direi che è molto interessante e mi dà un po' più anche entusiasmo. Gratifica, gratifica di più il lavoro, sì.
Ci sono varie correnti di pensiero, ce n'è una che ritiene che i migliori allenatori, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che attraversa attualmente il calcio italiano, i migliori allenatori dovrebbero in realtà essere destinati ai settori giovanili, perché è lì che si forma l'atleta di domani. Sì, dovrebbe essere così, perché l'importante è la crescita, se appunto se si vuole andare a pescare nel settore giovanile. Ed è l'obiettivo della Feralpi Salò, che i ragazzi, i bambini del settore giovanile della Feralpi Salò riescano a giocare un giorno nella prima squadra. Certo, ovviamente questo è un obiettivo a medio-lungo termine, anche perché, come abbiamo già sottolineato, i ragazzini con cui ha a che fare il nostro amico Ezio Pontoglio hanno un'età che arriva ai 10 anni, prima di poter esordire in prima squadra devono passare ancora 7-8 anni, sì. Io penso, speriamo, ma magari no. C'è qualche fenomeno che riesce, che riesce anche prima. Ma si vede già chi ha le doti per poter un giorno diventare calciatore, magari anche a livello professionistico, oppure è molto difficile sbilanciarsi tenendo conto anche dei cambiamenti che influenzeranno anche la crescita del ragazzo? Al giorno d'oggi, per quello che io, per la mia esperienza, ci vogliono molte caratteristiche per poter sfondare nel gioco del calcio al giorno d'oggi, quindi è molto difficile, però diciamo che quello tecnicamente bravo magari lo si vede subito, sì, no? sì si può dire guarda questo qui può fare qualcosa di più, però c'è sempre il dubbio nel domani. Anche solo lo sviluppo, la crescita, crescendo poi i bambini, i ragazzi cambiano anche dal punto di vista morfologico. Anche nel giro di qualche mese, il problema è quello. Certo. E quindi è molto difficile fare scommesse, diciamo. A meno che sia, si veda un po' Maradona, Messi, allora questo si vedeva subito. Maradona e Messi, ci sono dei filmati di quando giocavano da bambini. Insomma, ci vuole poco a pensare che potessero, diciamo, avessero la possibilità di diventare dei campioni. Chiaro. Il nostro tempo si è esaurito, a me ha fatto estremo piacere poter ospitare nei nostri studi Ezio Pontoglio, istruttore della scuola calcio dei Pulcini a 7 della Feralpi Salò, una società che, come abbiamo più volte sottolineato, in questi ultimi tempi ha cercato di investire molto nel settore giovanile, ha cercato e cerca di fare in modo che il settore giovanile possa essere una fucina importante di atleti per il domani, mantenendo peraltro alcune caratteristiche che sono peculiari della Feralpi Salò stesso, ovvero l'educazione e un certo modo di vivere il calcio che deve essere sempre sereno, tranquillo, col sorriso sulle labbra. Grazie a Ezio Pontoglio, in bocca al lupo per i suoi bimbi e naturalmente a tutti voi l'appuntamento. Grazie alla prossima settimana. Buona serata.